È ancora l'Evangelista Matteo, al capitolo 23, dai versetti 1-12, che ci accompagna in questa 31ª domenica del tempo ordinario. Ci stiamo avviando verso la conclusione dell'anno liturgico per aprirne uno nuovo con la prima domenica di Avvento. In queste domeniche abbiamo udito Gesù attraverso la proclamazione dei brani evangelici delle pericopi che venivano proclamate nelle nostre assemblee liturgiche, prima parlarci in parabole e poi confrontarsi e scontrarsi con i capi dei sacerdoti, con gli anziani del popolo, con i farisei e con gli scribi. Gli scribi e i farisei erano un po' i pretoriani della fede, e allora gli scribi erano i teologi, possiamo così definire, gli esperti della Torah, e i farisei erano persone veramente devote che cercavano di vivere alla lettera quelle che erano non solo i 10 comandamenti, ma tutti i precetti che poi nel corso della storia della salvezza dell'Antico Testamento si erano appunto formati attraverso i dottori della legge. Questo brano di Vangelo di oggi troviamo Gesù che non parla con loro, ma che ci parla di loro, e non ne parla assolutamente in una maniera molto ossequiosa, tutt'altro. Ascoltiamo. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare, li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono rimuoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Quindi questo brano di Vangelo, veramente forte, dai toni coloriti, noi immediatamente lo applichiamo, ci tiriamo fuori perché chiamati in causa sono appunto gli scribi e i farisei. Ma stiamo attenti, perché certe pagine di Vangelo sono rivolte a noi, anche a noi, proprio perché il Vangelo è sempre attualità. E il Vangelo viene attualizzato nella liturgia. Quindi Gesù, notate, che parla sì degli scribi e dei farisei, ma parla di loro comunicando con i discepoli, quindi con la sua comunità, quindi con la Chiesa, quindi con noi. E ci sta dicendo che non dobbiamo essere come loro, attenti, non per un fatto di vanagloria, non è questo che ci sta indicando il Maestro Gesù, il Signore, ma ci sta dicendo che dobbiamo uscire da questa forma che loro usavano di formalizzare il rapporto con Dio, di esteriorizzare la religiosità, il culto, dove, quando dice amano allungare i loro filatteri, cioè quelli che erano gli abiti loro propri, gli abiti del culto presso le sinagoghe, presso il Tempio di Gerusalemme. Amano essere chiamati rabbì, e cioè maestri, amano essere chiamate guide, cioè amano tutto ciò che non mette al centro Dio, ma mette al centro loro.
Quindi è un avvertimento, ripeto, che Gesù fa a noi. Fa a noi, a tutti noi battezzati, a tutti noi uniti dal battesimo, a tutti noi che siamo cristiani. Essere cristiani significa di Cristo, appartenenti a Cristo. Ora, questi personaggi con cui Gesù non ha avuto un buon rapporto, li chiamerà spesso ipocriti, da ipocritos in greco, cioè mascherati. Però di loro dice: ascoltate e fate ciò che essi dicono, ma non fate come loro fanno. E questo un po' ci può meravigliare, perché solitamente se noi ascoltiamo una persona che dice ma non fa, non testimonia, la scartiamo immediatamente. Qui invece Gesù dà un altro suggerimento, dice: guardate, per ciò che abbiamo commentato finora, non fate come loro, ma ascoltateli, perché ciò che essi dicono, proprio perché non sono farina del loro sacco, non sono parola loro, ma sono parola di mio Padre, parola di Yahweh, ecco, quelle le dovete ascoltare, perché sono indicazioni, ripeto, non loro. In quel caso loro non sono maestri, ma sono dei semplici megafoni, si sono fatti megafoni, hanno sminuito quella che era l'autorità che il popolo di Israele gli aveva dato. E allora, per attualizzare, come dicevo prima, a noi, all'oggi, ecco, noi Chiesa, questo oggi lo dobbiamo prendere non come un rimprovero, ma come un avviso a vigilare, a stare attenti nelle nostre comunità, proprio per non agire in questa maniera. Nessuno di noi è padre, ci dice Gesù, anche se chiamiamo i sacerdoti padre, non c'è nulla di male, perché praticamente riconosciamo in loro la paternità di Dio, ma quella paternità è l'unica paternità, uno solo il Padre vostro, quello celeste. Poi nessuno tra noi è maestro, anche i sacerdoti, ecco, non sono dei guru, ma sono praticamente rappresentanti del sacro, sono rappresentanti di Dio, ma sono battezzati come noi, sono uomini come noi, con i loro errori e con le loro qualità. Quindi si tratta di non mettere al centro sempre il sacerdote, perché soprattutto dopo il concilio e con il sinodo appena terminato, ecco, la Chiesa è sinodale, e non significa che il sacerdote va gettato via, assolutamente no, ci vuole chi organizza la comunità, ma le decisioni devono essere prese come comunità, anche perché questo va a evitare ciò che purtroppo c'è stato per troppo tempo nelle nostre parrocchie e tra noi cristiani. Quello, e oggi sta diventando veramente pesante, di accusare sempre i sacerdoti, di stigmatizzare le loro parole, i loro atti. Dove si sbaglia, però è un eccesso che in qualche modo porta a buttare pietre, a gettare sassi, ecco, contro coloro che guidano le nostre comunità. La responsabilità è anche nostra, la responsabilità è di tutti. E allora chi è il più grande si faccia vostro servo. Questo è il sacerdote, questo sono i nostri vescovi, questo è il Papa, cioè servi della parola. Noi siamo a servizio della parola, ma quella parola non è nostra. Noi ci mettiamo a servizio. Agostino di Ippona, quando parlava ai suoi fedeli, diceva: io adesso vi ho proclamato una parola che non è mia, il Vangelo, che è di Cristo. Adesso però io e voi assieme cerchiamo di metterli in pratica nella nostra vita. Che sia veramente così. Oggi una bella insaponata da parte di Gesù, non solo per il nostro modo di pensare, ma anche per il nostro cuore, per i nostri affetti, per allontanare da noi, ecco, quelle nocività che non aiutano certamente la nostra vita religiosa, ma soprattutto la nostra vita di fede, a essere in sintonia con le esigenze che Gesù ci chiede,
che sono esigenze di vita, esigenze di cambiamento di cervello. Questo significa conversione dal greco metanoia. Buona domenica a tutti.